Era un Strango? Sì. Ciao, lui Emanuele, te lo ricordi? Era venuto un tempo fa a Venerietto. Sì. Ciao, Anza. Questo sono i miei cuffie. Non ti ho capito. Sono i tuoi cuffie, quelli di Bluetooth. Sì. Qui c'è tutto in tasca io. Lui è già venuto, ma non è il sinologo, no? E lui è il sinologo. Tanti sì. anni fa. Quello che studiava qualcosa gigante, che gli hai fatto vedere nel libro possibile, no? No, che lui mi ha fatto vedere quelle strutture circolari, che dopo ti voglio fare un sacco di domande. Okay. Su quella, su quell'etnia. Wow, che mi ha messo un sacco di curiosità. E c'eri stato tu? C'è stato, i politici, quelli politici. No. Lui tu mi avevi raccontato che c'era un po' di paranoia o qualcosa del genere nella cultura cinese. Perché loro, essendo abituati a vivere in comunità, facevano anche carriera politica. E quindi c'era quello di Gaigo Kaifan era un. Era come già. Che siete messo una congiura di loro, no? Che questa minoranza è infiltrata nella politica. Ma anche perché è una minoranza che deriva dalla minoranza Han, per cui è un po'. Ma a me sai cosa colpì dell'articolo? O me l'hai detto tu? Trovato in inglese. Sì, ma sai cosa mi colpì? Che la spiegazione più semplice, non c'è dietro, come pensa magari il popolo, una congiura di questa etnia qui, no? Ma c'è la loro abitudine a relazionarsi. Alla molteplicità, certo, la famiglia allargata. Vivono in 300. E quindi c'è proprio l'abitudine a capire le interazioni sociali che la famiglia, padre, madre, figli, classica, sia in Europa che in Cina, non ha, che è abituato a vivere. E poi anche come erano queste strutture circolari enormi. In realtà poi sono anche quadrate, sono sia circolari che quadrati, sono due tipi diversi. Ah, ci sono anche i castelli quadrati, sempre sì, loro. Sì, ci sono quadrati e circolari. La vita comunque è sempre molto dentro, visto che dentro all'interno avevano tutti i pergolati. Sono bellissimi. Sono bellissimi. In realtà, se uno volesse, si può andare a fare vacanze. Ci sono qualche posto che fanno. Perché fai anche una vacanza culturale. Sì, tu stai lì e paghi pochissimo, hai colazione, pranzo e cena e vai in giro, ovvio che sei in. Se ti fai male, devi guidare 5 ore per arrivare in città. Ah, però. Però bellissimo. Però bellissimo. Tu mi hai fatto vedere anche la foto come di uno sciamano o di un. È morto quel vecchio lì. Mi hai fatto vedere. Era un vecchio cieco. Vabbè, c'aveva 90 anni, quando sono andato io tipo 6 anni fa. E lui era un vecchio cieco che stava lì sotto questo albero qua e gli faceva le predizioni. Le predizioni. Una cosa tradizionale. Sì. E poi era bello, no, su questo articolo che mi hai dato. A me ha colpito molto l'abitudine a vivere in comunità allargate e quindi a interagire socialmente, gli dava poi delle chance in più anche a livello di carriera politica, solo perché erano abituati a capire di più gli sguardi, le persone, i loro bisogni. Bello! Sì, sono delle abilità. Abilità sociali. Sì, abilità sociali importantissime. Wow. Se uno ci pensa, confucesimo parte da lì. Cioè, se tu hai un'abilità, o comunque una certa, no, diciamo non chiamiamola abilità all'interno della famiglia, però. Ti sai relazionare in modo adeguato in famiglia, ti sai relazionare anche meglio con le persone che non fanno parte della famiglia. La società se sei come una famiglia in grande. Sì, se sei. Giusto. Se sviluppi la benevolenza all'interno della famiglia, sarai anche più capace di dopo agire in maniera giusta, corretta con le altre persone fuori. Wow, e poi è vero, è il fondamento del sano confucianismo. Sì, il confucianismo è molto importante. Più di quanto noi ce ne possiamo. Sì, mangiare. Sì. A noi in Occidente ci ha un po' rotto le scatole il confucianismo perché ci ricorda l'imposizione. Ma no, è lì, perché non capiamo il confucianismo. Beh, ecco. Non è perché non ci piace, non ci piace perché non lo comprendiamo. Wow. E anche a chi non piace vuol dire che non lo capisce, secondo me. Okay. È un po' come dire non mi piace. Tutte le persone che dicono, che fanno le filmazioni tradizionali qua in Italia, non mi piacciono gli sport da combattimento, ma sempre che non ti piacciono, perché non le capisci. E forse non capisci neanche le tue di cose. Certo. Se non è anche autocritica, ci manca tanta autocritica. Quando critichi una cosa, ma non critichi te stesso un po'. Non qua. And don't mean a thing if you don't subscribe to me.